Mi fa molto piacere poter parlare della nostra esperienza in Friuli in questo interessantissimo contesto quest'oggi. Io vi presenterò adesso brevemente l'agenda per farvi capire i programmi che noi svolgiamo. Bisogna anche capire lo strumento che utilizziamo a livello regionale. Poi parlerò dei programmi, in particolar modo per quelli del rischio infettivo naturalmente, e un brevissimo accenno ai prossimi passi, che sono quelle introduzioni che faremo quest'anno 2016. Partiamo con un escurso storico. In Friuli c'è una buona tradizione sia sul rischio, la gestione del rischio, sia sull'attenzione per il rischio infettivo naturalmente. Nel 1984 è stato fondato l'ISQA, che è l'International Society for Quality in Healthcare, e dal 96 anche l'agenzia regionale ha sempre valutato come obiettivi per le aziende ospedaliere e per le aziende sanitarie locali la sorveglianza per le infezioni correlate all'assistenza. Da questa base si è deciso nel 2010 di fare un gruppo regionale per la gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente, che è partito nel 2011 e naturalmente include il rischio infettivo. Questo è il documento programmatico e questi sono gli obiettivi. Qual è l'obiettivo principale? L'obiettivo principale è quello di garantire degli standard minimi comuni in tutto il sistema sanitario regionale, sia sul territorio sia negli ospedali per acuti. Standard minimi naturalmente di sicurezza e qualità delle cure che tutti devono avere. Naturalmente ogni azienda all'interno è libera di implementare naturalmente e migliorare appunto gli standard, perché ci sono gli accreditamenti internazionali e tutto il resto, ma questo scopo è appunto di dare standard minimi uguali in tutto il sistema sanitario nazionale. Come si fa? Naturalmente misurando, avendo dati, migliorando quei dati, perché è l'unica maniera in cui si può veramente migliorare, perché bisogna conoscere il problema, misurarlo, fare naturalmente gli obiettivi, cercare di raggiungere e misurare per vedere se questi obiettivi sono stati raggiunti naturalmente, e quindi confrontarsi sia a livello regionale sia a livello nazionale e internazionale naturalmente, e cooperare, che è importantissimo. Bisogna fare rete con i cittadini e anche con i professionisti naturalmente del settore, da parte di questa struttura che adesso vado a esplicitarvi. Non so se si vede bene la diapositiva, ma questa è la struttura base, ed in rosso c'è il tavolo principale, che è il tavolo dei risk manager aziendali, che include tutti i risk manager delle aziende e degli ospedali del Friuli Venezia Giulia, e anche quelli delle case di cura che sono accreditate. Naturalmente questi si interfacciano con tutte le altre strutture regionali che vedete in quei quadratini azzurri, e naturalmente i risk manager nelle loro aziende portano le decisioni che sono state prese a questo tavolo. E come vedete questa è la cascata delle decisioni che vengono prese a questo tavolo nell'azienda. Quindi il risk manager porta, attraverso i responsabili dell'azienda, dei programmi o direttamente, dipende dalla grandezza dell'azienda, la maggior parte hanno tutti dei responsabili aziendali per i programmi naturalmente, nelle singole strutture, nei singoli reparti, in cui c'è sempre un link professional per questi naturalmente programmi. Importantissimo anche questo tavolo di alleanza permanente, che è quella cooperazione fatta con i cittadini attraverso l'associazione dei cittadini e con i professionisti attraverso gli ordini professionali e società scientifiche, che aiuta naturalmente a identificare gli obiettivi. E per farvi capire quante sono le aziende, adesso c'è stata una riforma in Friuli, le aziende sanitarie sono diventate 5, ci sono 2 ospedali universitari che presto si aggregheranno con le 2 di queste aziende sanitarie, ci sono 2 IRCS e ci sono 5 case di cura accreditate private. Tutti questi, vi dicevo, risk manager partecipano nel tavolo decisionale che vi faccio vedere in precedenza. Questa velocemente è come si decidono, come si identificano. Bisogna, il nostro programma, si identificano delle criticità naturalmente che vengono fuori attraverso il confronto, dalle raccomandazioni ministeriali, naturalmente dai professionisti, dai cittadini, si definiscono degli obiettivi, si creano dei gruppi di lavoro ad hoc, naturalmente si discutono, naturalmente si approvano, si coinvolgono anche i cittadini, se per determinati programmi naturalmente, e si cercano di raggiungere gli obiettivi, e per far questo naturalmente si misura i risultati che ci si è posti. Questo avviene attraverso le linee guida di gestione, naturalmente, che sono il documento che esce ogni anno, in cui ci sono appunto esplicitati gli obiettivi che si pongono da parte del governo clinico, appunto, che questa struttura che vi ho esplicitato precedentemente. Adesso andiamo a parlare dei programmi che abbiamo fatto in questi anni, quindi a partire dal 2011. Naturalmente, come vi ho detto precedentemente, si occupa del tutto il rischio clinico, quindi questa in diapositiva potete vedere tutti i programmi di cui questo gruppo si occupa. Naturalmente ci sono indicatori, formazione, naturalmente aspetti come medico legali, tutte le tematiche di rischio clinico, lesione a decubito, checklist chirurgica, quindi sicurezza del farmaco, che è un importantissimo programma, e naturalmente, però adesso sono esplicitare oggi, la parte riguardante il rischio infettivo. Queste sono le
principali, diciamo, programmi che sono stati sviluppati in questi anni. C'è un codice colore che risponderà ai vari obiettivi che ci siamo posti, naturalmente, che vi espliciterò uno ad uno in maniera rapida. L'Antimicrobial Stewardship, che è stato un programma molto importante e di quello cui si è parlato molto oggi, naturalmente, questi sono gli obiettivi dell'Antimicrobial Stewardship, naturalmente, garantire al paziente giusto l'antibiotico giusto nella dose giusta e con la durata necessaria. Questo per far cosa, naturalmente? Per razionalizzare in maniera corretta l'uso di antibiotici e prevenire le resistenze, che, come abbiamo visto anche dalle precedenti relazioni, sono un problema molto importante nel nostro paese. Queste sono le azioni che abbiamo fatto, che vi espliciterò una a una, a livello regionale. Come ho detto prima, noi diamo degli strumenti che ogni azienda deve usare minimamente per costruire un loro programma, naturalmente. Dopo, qualche azienda può naturalmente implementare in base alle sue risorse, però noi forniamo appunto questo standard di questi strumenti che possono essere utili appunto alle aziende per creare una base solida, condivisa da tutti, su cui fondare i nostri programmi, naturalmente. E la stewardship è iniziata nel 2013 attraverso vari step, naturalmente. Prima di partire si è fatta una valutazione dello stato d'arte, si sono identificati i referenti e poi si sono pianificate le misure fino al futuro, che vi farò vedere dopo, che comunque è naturalmente misurare in varie maniere. Qualcosa abbiamo già misurato, qualcosa misureremo. Naturalmente, perché è un processo in divenire, non è che iniziate e finisce, ma è un processo naturalmente continuo. Come vi ho detto, abbiamo misurato lo stato dell'arte e abbiamo nominato dei referenti per singola azienda o singola struttura, dipende naturalmente dalla grandezza delle aziende, perché, come vi ho fatto vedere, si dà aziende ospedaliere naturalmente a piccole strutture. Di uno più referenti, naturalmente questi referenti dove c'è la possibilità erano medici infettivologi, dove non c'è la possibilità naturalmente erano comunque clinici che avevano una esperienza per quanto riguarda la gestione della terapia antibiotica. Si è formato, si è fatto un corso regionale, i referenti erano circa 70 e si è chiesto naturalmente a loro, si è data la nomina che hanno la decisione di essere i referenti, che poi vi spiegherò a cosa servono naturalmente, e inoltre, oltre ad aver formato questi referenti, abbiamo anche formato e stiamo formando, perché questo è un processo continuo, i medici nelle varie aziende naturalmente. Ogni azienda naturalmente non è regionale il corso di formazione, ma ogni azienda naturalmente questo obiettivo lo declina all'interno della sua struttura. Poi cosa abbiamo fatto anche? Una cosa, abbiamo dato delle linee guida comuni sulle principali patologie, quindi polmoniti, infezioni delle vie urinarie, infezioni della cute dei tessuti molli, sulle sepsi e anche per determinati microrganismi come la Acinetobacter, il Clostridium e gli enterobatteri resistenti ai carbapenemi. Questo è grazie anche al supporto naturalmente del due reparti universitari, anche visto che abbiamo due università di malattie infettive, con il loro supporto abbiamo anche la struttura di farmacologia nell'azienda universitaria di Udine, e quindi abbiamo creato queste linee guida di gestione e di terapia naturalmente, che si adattano sia al territorio sia all'ospedale. Naturalmente è ovvio che la sepsi è prettamente ospedaliera, ma le altre patologie si adattano anche naturalmente al territorio, perché, come ho detto prima, noi abbiamo l'interesse sia della parte ospedaliera ma anche naturalmente la parte territoriale, perché il processo naturalmente dia della sicurezza del paziente in tutto il suo percorso sanitario. Cosa abbiamo fatto anche? Una parte microbiologica. Abbiamo fatto un'adozione di come potete vedere, un documento comune sugli alert, sui microrganismi alert, e abbiamo creato un registro regionale delle resistenze batteriche in cui convogliono tutte le informazioni di tutti i laboratori di microbiologia. Questo è stato importante perché ha standardizzato anche la refertazione delle indagini microbiologiche, quindi tutti utilizzano la stessa metodologia e lo stesso tipo di refertazione per refertare appunto gli esami, e un dato di flussi continuo, perché questo arriva a livello regionale e con cui si può naturalmente costruire dei report ad hoc che possono essere fatti naturalmente come questo esempio, e sono fatti per il territorio o per l'ospedale, ma possono essere declinati se c'è bisogno anche per singola struttura. Anche nella parte riguardante quello che si parlava sugli antibiotici, naturalmente abbiamo deciso di condizionare la prescrizione di alcuni antibiotici, ma solo per daptomicina, tigeciclina, scusate, colistina, il linezolid solo nei casi non fosse off-label, perché fa parte anche in alcune delle nostre linee guida. Abbiamo però unito questo, un'altra cosa importante, chiesto alle aziende che, oltre a fare la prescrizione condizionata, che deve essere garantita da quell'esperto referente che avevamo formato precedentemente, è anche interessante che abbiamo chiesto naturalmente alle aziende, perché non sono questi gli antibiotici naturalmente che creano le maggiori resistenze, sono antibiotici da usare in particolari situazioni,
ma gli antibiotici che possono creare malattie resistenti sono quelli di più uso, quindi abbiamo fatto anche chiesto alle aziende di fare delle politiche su un uso razionale per diminuire l'uso e fare un uso corretto di chinoloni e cefalosporine di terza generazione. Inoltre i report, naturalmente, come è stato già detto prima, non mi dilungo molto, sono importanti, quindi ogni azienda ha il suo report col dosaggio del DDDD. Questo per quanto riguarda la stewardship. Abbiamo, come vi ho detto, abbiamo dato questi strumenti alle varie aziende, così tutte le aziende del Friuli possono avere un minimo per appunto praticare il loro programma. Vicino a questo abbiamo l'altro programma molto importante e molto impegnativo che è stato portato avanti negli anni sulla point prevalence delle CDC. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso, come ho detto precedentemente, che è importante misurare, quindi abbiamo colto l'occasione della rilevazione nazionale ed europea del 2011-2012 per naturalmente prendere questo sistema e replicarlo negli anni. Abbiamo deciso di farlo ogni 2 anni perché ci sembrava un tempo adatto per vedere quali erano le criticità, costruire dei programmi e valutarli. 2 anni ci sembrava un periodo adeguato, naturalmente. Questo perché abbiamo fatto, come vi ho già detto, per stimare appunto qual è il problema, per standardizzare anche naturalmente, perché dobbiamo misurare, ci misuriamo sia a livello nazionale nel 2011 sia a livello europeo, ma avendolo esteso a tutte gli ospedali regionali abbiamo anche un benchmark interno con uno strumento naturalmente standardizzato e in più, come vi farò vedere, abbiamo anche formato operatori, perché abbiamo fatto, adesso parto dicendovi appunto le 3 rilevazioni, tutti gli ospedali sono stati inclusi e anche la formazione, volevo enfatizzare che 180 professionisti sanitari ogni anno prima delle rilevazioni sono stati formati, alcuni erano gli stessi ma anche nell'ultimo anno che era il 2015 appunto sono stati formati nuovi operatori sanitari e quindi comunque è una formazione su degli standard per il riconoscimento delle infezioni che sono naturalmente riconosciute a livello internazionale. Abbiamo sempre usato il protocollo perché adesso sta uscendo quello nuovo e partirà la nuova sorveglianza, ma quello del 2011, il 4.2 appunto per standardizzare, e abbiamo sempre fatto la rilevazione nel mese di ottobre per non avere bias stagionali. Questi sono i risultati, come potete vedere le 3 rilevazioni, e nella prima e nell'ultima è mancato una casa di cura accreditata diversa, ma i numeri sono molto piccoli quindi non ha inciso diciamo nel campione complessivo, perché come vedete vedere i pazienti alla fine sono simili perché sono sopra i 3.000, naturalmente nell'ultimo anno c'è una contrazione ma è dovuta anche alla diminuzione dei posti letto nelle strutture per acuti, e come potete vedere la descrizione della popolazione è simile perché la maggior parte è femmina e anche le fasce d'età sono diciamo omogenee, le percentuali sono quasi le medesime. I dati interessanti quali sono? Quelli che vi faccio vedere sotto, che si vede che c'è una riduzione che è significativa fra il 2011 e il 2015, sia sull'uso dell'antibiotico, sia sulla presenza di un'infezione correlata all'assistenza. Questo ci ha dato una misurazione, naturalmente, con tutti i bias che può creare una rilevazione di prevalenza, però comunque ha fatto vedere che il moto anche nel 2013 era stato comunque di riduzione di entrambe i topic che abbiamo ricercato naturalmente, e questo è un buon significato anche perché negli ultimi, questa valutazione sugli antibiotici sta anche a valutare un'iniziale valutazione naturalmente, come vi ho detto prima, la prima, poi ci saranno naturalmente altre di vario tipo che dopo vi citerò, sull'iniziale programma di stewardship naturalmente, perché la prima rilevazione avevamo un 47% che era molto lontano dalla media europea che era un 35%, e ci eravamo già posti l'obiettivo di andare negli anni a ridurre appunto questa prevalenza. Vi faccio vedere velocemente anche queste, che non dice niente di nuovo perché le prime, il 70% delle infezioni naturalmente sono le 4 classiche, infezioni delle vie urinarie, polmoniti, sepsi, e noi abbiamo unito anche le sepsi catetere correlate perché è un po' di mestichezza con il manuale, e le infezioni del sito chirurgico. Volevo farvi solo vedere questa cosa, il 42, e quindi più di un paziente su 100 che aveva un'infezione del sito chirurgico nel 2011, questo derivava perché questi sono delegati da una singola struttura. La singola struttura, conscia del problema, naturalmente ha fatto delle azioni specifiche. Come potete vedere, la frequenza di infezione del sito chirurgico sono diminuite sia nel 2013 e questo è rimasto anche costante nel 2015. Quindi forse ci ha dato appunto una misurazione che le azioni che sono state intraprese in quella struttura hanno avuto un'utilità e hanno funzionato naturalmente. Un'altra, questa è la valutazione dell'utilizzo degli antibiotici, sempre proportando le diciture naturalmente e gli standard
del protocollo, e la cosa che volevo farvi evidenziare è un aumento della, e quindi una diminuzione anche qua significativa, della profilassi sopra le 24 ore. Diciamo che comunque il dato segnala ancora un 27% di profilassi sopra le 24 ore, e quindi naturalmente migliorabile, ma comunque c'è stato un movimento fra il 2011 e il 2015 che è positivo naturalmente. Questo, dopo vedete, noi abbiamo anche degli indicatori che vi farò vedere, questo evidenzia solo riguardo alla profilassi la durata, perché poi abbiamo anche un indicatore che, come vi espliciterò, ha tutte le caratteristiche della profilassi, che non è naturalmente solo la durata. E l'ultima riguardo la PPS, volevo farvi vedere questa sull'uso della levofloxacina, perché nelle prime due, dal 2011-2013, era il primo antibiotico utilizzato in regione, e quando abbiamo iniziato il progetto di stewardship nel 2014, quindi poi abbiamo iniziato a misurarne e abbiamo fatto quel programma richiedendo appunto di fare attenzione particolare sui chinoloni e sulle cefalosporine, abbiamo avuto comunque, almeno da questi dati, una riduzione dell'uso di levofloxacina, che non è più il primo principio attivo, ma è sceso. Naturalmente, questi sono i due principali programmi, a poi cui sì, ci sono altri programmi che vi ho fatto vedere prima, gli indicatori, sono un pattern di indicatori all'interno degli indicatori del rischio clinico dedicati naturalmente al rischio infettivo. Ve ne ho portati due, i principali, diciamo, che si vengono presi ogni 6 mesi su un campione di cartelle. Quello sulla profilassi perioperatoria, come vedete i dati non si discostano naturalmente, si è visto un miglioramento però, diciamo, non sulla mediana, però sul 25esimo percentile, vuol dire che le aziende che erano un po' più lontane, diciamo, e un po' meno complianti, sono un po' migliorate. Naturalmente, come si è visto anche prima, si arriva a una soglia in cui è difficile migliorare, anche se, come sapete molto meglio di me, ormai è una pratica come il lavaggio delle mani che è da tanto tempo, c'è tanta letteratura, però trova ancora certe volte della reticenza, naturalmente. Questo però vede tutte le 5 fasi, quindi con la concordanza della molecola, del dosaggio, del redosing, naturalmente, e della durata anche, quindi è un indicatore più significativo rispetto a quello della prevalenza. Quello è naturalmente sull'uso della soluzione idroalcolica, questo è per farvi un esempio anche degli indicatori. Naturalmente, un altro programma che abbiamo seguito, sempre appoggiandoci all'inizio a uno studio internazionale, era quello sul framework per la valutazione del lavaggio delle mani dell'OMS, noi l'abbiamo rifatto per 3 anni naturalmente, per 4 anni scusate, e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto comunque un miglioramento. Dal primo anno, che è stato fatto nel 2011, naturalmente valutando l'anno precedente, fino al 2013, quindi si è visto che comunque le aziende, c'è stato un aumento significativo in molti dei capitoli del framework della valutazione, anche se vedete la tabella sotto, sono diverse aziende perché nel corso degli anni alcune hanno esplicitato il framework per le varie strutture. Comunque, come potete vedere, sono comunque più che raddoppiate anche le strutture che hanno un tasso avanzato, diciamo, e sono la maggior parte, mentre all'inizio si era, diciamo, con circa metà che avesse un livello base o inadeguato. Anche i bundle per la prevenzione delle infezioni, naturalmente, li abbiamo messi già in moto nel 2011 e abbiamo chiesto sempre di implementarli. Abbiamo fatto naturalmente raccolti e in un documento in cui abbiamo quelli che potete vedere, quindi sono quelli più frequenti in letteratura naturalmente, sul rischio del prevenire il rischio dell'infezione sito chirurgico, del rischio delle infezioni da catetere vescicale, da cateteri periferici, venosi e centrali naturalmente, VAP, Clostridium difficile, MRSA. Cosa abbiamo chiesto? Sono i dati solo del 2014 perché la rendicontazione la chiediamo a marzo per l'anno precedente, quindi non abbiamo ancora i dati di quest'anno, ma abbiamo chiesto di averne 4, naturalmente tutte le aziende li hanno avuti, e di monitorarli. Qua non siamo ancora arrivati al 100%, ma era l'obiettivo dell'anno scorso, e come vi farò vedere dopo, qua sarà l'obiettivo per il 2016 su questo argomento. Anche l'isolamento è importante, abbiamo detto, perché è molto importante che queste cose vengano fatte, e certe volte, come vi faccio vedere, c'è l'importanza di fare una simulazione, come era successo il caso quest'anno di Ebola. Sono da praticare sempre le stesse precauzioni, che sono le precauzioni di isolamento, che sono le standard a contatto, droplet e via aerea, e quindi non bisogna dimenticarle o ricordarsele. Quindi cosa abbiamo fatto? Oltre a valutare routinariamente in un periodo indice queste nei singoli reparti di una struttura, abbiamo fatto una simulazione. Quindi nel 2015 in tutti i pronto soccorsi per quest'anno nelle aziende è stata una simulazione con un paziente infetto, e quindi si è valutato quali erano, se erano adeguatamente fatte le misure di isolamento. Questi erano gli strumenti specifici di azione per il rischio infettivo, ma come vi ho detto, gestendo tutto il rischio clinico, il rischio infettivo si interseca anche con altri importanti argomenti molto interessanti, quello sull'empowerment del cittadino, in particolare con 2.
con due programmi che stiamo portando avanti. Uno è quello dell'handbook e uno dell'integrazione tra dimissione. Cos'è l'handbook? L'handbook sono dei foglietti informativi tagliati sul paziente che lo aiutano a rendersi in maniera più proattiva, a rapportarsi in maniera più proattiva quando incontra la sanità, quindi quando va dal suo medico, quando va in ospedale. Si occupano di varie cose, la visita medica, gli esami strumentali, ma io appunto qua sottolineavo che ci sono anche due targati appunto sul rischio effettivo, quello sulle vaccinazioni e quello sull'utilizzo di antibiotici. Sono fatti con un linguaggio specifico per i pazienti, non tecnico, attualmente, e gli danno delle informazioni che non sostituiscono naturalmente quelle mediche, però comunque parlano al paziente in modo da renderlo consapevole. E questi sono per l'utente, perché si possono trovare come... vi ho detto sul sito, come è scritto lì, in farmacia o nei centri informativi, informazione, scusate, degli ospedali o delle strutture, naturalmente, perché il loro target è più l'utente, quindi il cittadino. Invece, sempre per l'empowerment del cittadino, la lettera di dimissione e l'integrazione è un altro progetto che vede sempre la consegna al paziente di un modulo scritto per lui con delle informazioni importanti, ma specifico per 5 rischi che si sono verificati durante la degenza. I 5 rischi che sono stati scelti sono stati lesioni della pressione, cadute, reazioni eventi da farmaci e complicanze tromboemboliche venose, e come potete vedere anche quella infettiva da colonizzazione da multidrarresista oppure una presenza di un'infezione attiva naturalmente. Se il paziente va a casa con uno di questi problemi viene segnalato, gli si dà questo foglio assieme alla lettera di dimissione e gli si dà il foglietto naturalmente per il paziente. Come potete vedere qua un esempio dei due foglietti che abbiamo fatto per quanto riguarda le colonizzazioni da multidrug resistant, e questa è una schermata naturalmente del sistema operativo dove il medico flagga le varie e descrive appunto se c'è la presenza di uno di questi 5, diciamo, fattori di rischio che si sono verificati durante la degenza. Questo è fatto anche in alcune RSA. Altra valutazione, questo Carmine è un progetto che abbiamo quest'anno applicato in Friuli con un altro, che in Friuli in Veneto con un CCM, è stato fatto con un precedente CCM, è uno strumento standardizzato che vuole valutare lo stato di un'organizzazione rispetto alla gestione del rischio clinico. Ha 7 aree e 52 standard, ma quello che voglio analizzare perché ci interessa è la quinta area dei processi assistenziali che vedete esplicitata. Questa è la valutazione che abbiamo fatto in Friuli, tutta la regione, dei processi assistenziali che includono appunto la gestione di alcuni problemi che riguardano il rischio infettivo, come il lavaggio delle mani, la prevenzione e il controllo delle infezioni con l'altra assistenza e l'isolamento, quindi le precauzioni, naturalmente. Naturalmente anche partecipiamo a internazionali come il PASC e anche italiani attualmente come l'EGENAS con le nostre buone pratiche che riguardano in molti casi anche quelle riguardanti appunto il rischio infettivo. Formazione, metto informazione anche. Questi sono tutti i programmi che abbiamo fatto e naturalmente ci sono anche degli eventi formativi. Prima abbiamo parlato di eventi formativi naturalmente per gli operatori all'interno dei programmi. Questo è un evento formativo, diciamo, rivolto a tutti professionisti sanitari, che viene fatto una volta all'anno per appunto focalizzare l'attenzione sul rischio clinico. Viene fatto da 3 anni e quest'anno, per dirvi, è uno degli argomenti principali, appunto, visto che il programma di stewardship è stato lanciato, è stato appunto nella mattina che ci sono 2 argomenti principali, è stato appunto uno dei due era la antimicrobia stewardship. Naturalmente abbiamo un sito web della regione dove ci sono le documentazioni e i nostri programmi esplicitati. Velocemente ho finito i prossimi passi, perché quello che vi ho fatto vedere è quello che è stato fatto. Naturalmente quello che vorremmo fare quest'anno, ci sono, oltre a portare avanti i programmi che già corposi che abbiamo messo in essere, naturalmente vogliamo ripetere questa esercitazione di simulazione non solo nei PS ma anche in reparti specifici, estendere la valutazione delle misure, prevenzione delle misure da contatto per il Clostridium difficile, e quindi tutti i casi di Clostridium difficile per un periodo verranno appunto sottoposti alla valutazione delle misure di isolamento, implementazione del sito con tutto quello che stiamo facendo, naturalmente la partecipazione, come ho detto prima, a studi europei e nazionali, perché è anche di stimolo per iniziare alcuni programmi, come avete visto precedentemente. Una cosa importante è la valutazione della compliance alle linee terapeutiche, che vi dicevo, stiamo già misurando attraverso la PPS alcune nostre azioni e programmi della stewardship, ma vogliamo anche analizzare e misurare altre attività come le linee guida. Noi abbiamo dato le linee guida, sono state diffuse, però vogliamo vedere quanto queste linee guida naturalmente vengono seguite appunto da
dai medici durante la somministrazione, appunto, e la pratica quotidiana, e abbiamo deciso di farlo per quest'anno sulle polmoniti. Naturalmente si parlava prima di introdurre un nuovo indicatore per il clostridium difficile, naturalmente targato sulla, per vedere anche gli effetti della stewardship, come si diceva prima, naturalmente solo per le infezioni nosocomiali e quindi non quelle che vengono dal territorio. Introduzione di visite fra risk manager. Quel gruppo di risk manager farà delle visite e vedrà come vari aspetti del rischio clinico, fra cui ci saranno naturalmente anche i programmi di rischio infettivo. Naturalmente ci saranno anche qua dei corsi di formazione per tarare questi risk manager sulla tipologia di visite e della metodologia di queste visite, naturalmente. L'adozione, che vi dicevo prima, di tutti i bundle di quel documento, quindi prima avevamo 4 bundle, il monitoraggio, quest'anno abbiamo chiesto di monitorarli tutti, il prossimo anno saranno da implementare tutti i bundle, che alla fine erano 6-7, quindi non erano molti in più per tutte le aziende, quindi la messa a regime di tutti i bundle che sono stati decisi e approvati a livello regionale. E anche un progetto, un CCM, sul One Health, che come potete vedere è un ombrello che contiene tutto, naturalmente, perché alla fine, come si evince, la salute dipende da tantissimi fattori, naturalmente, ed è importante prenderli tutti in considerazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e ho finito. Grazie mille, volevo sapere se avete delle domande. Vai. Intanto complimenti per la molteplicità e qualità delle attività presentate. Avevo alcune domande specifiche. Innanzitutto, per quanto riguarda i risk manager, se ho capito bene c'è un tavolo regionale, sì, che include queste figure. Sì. E volevo capire si occupano esclusivamente di rischio relativo alle infezioni, oppure diciamo hanno una attività più larga, e che profilo tecnico-professionale hanno queste persone e quante sono, poi credo 7-8 in tutta la regione. E l'altro aspetto che mi interessava capire, per quanto riguarda i materiali, handbook e informazioni utili, che chiaramente hanno un target popolazione generale, quali diciamo vie avete seguite per produrli, insomma, valutazioni qualitative, insomma, revisioni da parte di esperti, la comunicazione, eccetera. Grazie per la domanda, la seconda è molto interessante, anche perché solo che era nella presentazione era difficile esplicitare in maniera complessiva tutti i vari programmi, quindi mi permette adesso di poter esplicitare. Per quanto riguarda la prima, naturalmente anche adesso nella legge di stabilità è uscita una postilla che riguarda i risk manager, naturalmente è uscita adesso, precedentemente questi risk manager c'erano nelle aziende, li abbiamo tenuto quelli nominati dalle aziende perché sono nominati dalla direzione e hanno profili diversi. Adesso c'è la delega appunto della legge di stabilità che dice che deve essere un igienista o equipollente, oppure un medico di medicina legale, oppure un altro professionista con almeno 3 anni di esperienza, ma questo per il futuro, perché è uscito adesso. Noi abbiamo risk manager che c'era precedentemente e qualcuno è un medico legale, qualcuno è un igienista, qualcuno era anche un infermiere, non anche medico, infermiere naturalmente, perché prima in capo era al direttore sanitario, che poteva naturalmente dare la nomina come aiuto per gestire. Da cui si arriva la diverso background, naturalmente è diverso, perché come è stato fatto vedere precedentemente il gruppo del rischio clinico non ha come solo mandato il rischio infettivo, naturalmente, ma ha come mandato tutti quelli che avete visto precedentemente. Naturalmente però questo è un gruppo in cui ci sono varie professionalità e qui, come ho fatto vedere prima nella diapositiva, che era un po' complessa forse, comunque ci sono anche dei professionisti a cui noi ci appoggiamo. Naturalmente abbiamo 2 università, ci sono 2 cattedre di malattie infettive, 2 reparti in una regione che non è grandissima, comunque è molto d'aiuto per fare questi programmi. Naturalmente abbiamo anche la cattedra di farmacologia medica, quindi è molto importante anche dal punto di vista per l'aiuto dal punto di vista sulla stewardship è stata. E quindi in questo tavolo comunque si decidono i programmi vengono dalle raccomandazioni ministeriali, tutti quelli che sono precedentemente, non c'è solo quello infettivo, ma naturalmente c'è risk manager che magari ha più background e quindi porta nel tavolo la sua esperienza, naturalmente qualcun altro porta la sua esperienza per altri di quei programmi, ma essendo un tavolo che include, adesso vi ho fatto vedere una slide in cui ci sono le strutture, prima erano di più perché adesso c'è stata la riforma, quindi erano 6 aziende
territoriali, 3 ospedali, 2 IRCS e 5 case di cura accreditate. Adesso si sono ridotti a 5 strutture, aziende locali, 2 ospedali universitari, l'azienda ospedaliera è già stata inclusa nell'azienda territoriale, anche gli ospedali verranno, poi è probabile che rimanga del risk manager per il territorio nelle aziende grandi naturalmente e per l'ospedale perché ci sono delle complessità naturalmente, ma questo è anche comunque in divenire. Comunque spero di aver risposto alla sua prima domanda in quel senso. Sono una decina di persone. Quindi una prima azienda, prima erano 6 più 3, 9, 14, 15 persone, adesso sono 5, 2, 9 persone naturalmente. Poi al tavolo partecipano anche tutte quelle altre organizzazioni regionali e quindi portano naturalmente anche la loro professionalità. Per quanto riguarda la seconda, che è molto interessante come domanda, noi abbiamo fatto fare, come ho fatto vedere quella diapositiva dove c'era quella freccia, di come noi affrontiamo i problemi, quindi facciamo dei gruppi ad hoc, dei gruppi di professionisti naturalmente clinici, faccio un esempio per le lesioni per il rischio tromboembolico venoso, abbiamo preso naturalmente dei professionisti che si occupano di quello. Loro hanno fatto il documento, naturalmente li abbiamo coordinati perché si può tendere magari a fare un documento troppo tecnico e con troppe informazioni, quindi abbiamo mediato. Naturalmente quel documento poi è stato anche precedentemente visto dalle associazioni dei cittadini, naturalmente. Abbiamo anche usato un metodo che era stato fatto al Crodi Aviano su come rendere, era tutto uno studio su come poter rendere fruibile agli utenti un documento, diciamo, sanitario. E dopo aver fatto questo lavaggio, diciamo, dal punto di vista, le informazioni però sono quelle importanti cliniche che i clinici hanno condiviso, naturalmente quando si parla, e quindi sono scientifiche, però sono esplicitate in maniera semplice perché possono arrivare al paziente, sono le informazioni che il paziente naturalmente deve sapere per regolarsi. Faccio un esempio anche su quello della visita medica e anche sugli esami strumentali, anche da chiedere se deve farsi accompagnare da qualcuno, che magari può prendere una benzodiazepina e non poter guidare, e tu se deve essere a digiuno, c'è informazioni anche da certi punti di vista semplici che però aiutano il paziente magari a fare domande una volta che si relaziona col professionista sanitario, che magari non avrebbe sempre, diciamo, il coraggio o la voglia di fare. Naturalmente c'è uno spazio anche per prendere gli appunti e si rimanda naturalmente sempre al proprio medico curante per qualsiasi informazione più dettagliata naturalmente. Sì, come dicevo, l'implementazione del sito, quindi perché quest'anno abbiamo fatto tutti questi documenti, quindi nel sito è un po' più lenta, diciamo, l'operazione, ma verranno tutti resi disponibili, anche lì saranno distribuiti, sono distribuiti nei vari punti naturalmente, informativi, e anche presenti sul sito in cui c'è il link, non è sempre facilmente raggiungibile, comunque nelle diapositive c'è il link naturalmente. Posso fare una domanda? Certo. Non mi è chiarissima la relazione tra risk manager e responsabile del controllo infezioni, perché mi pare di capire che a livello regionale le strategie vengono decise da un tavolo a cui partecipano i risk manager e quindi non chi è responsabile a livello locale di controllo delle infezioni. Però mi immagino che l'implementazione degli indicatori decisi a livello regionale sia invece di responsabilità sia del risk manager, ma anche e soprattutto di chi ha responsabilità di controllo delle infezioni. Come funziona la storia? La seconda osservazione era prevalenza, molti dati incoraggianti sull'indicatore di processo. Guardando le infezioni, a uno qualche dubbio gli viene. La durata di degenza media in chirurgia post-intervento, quanto è cambiata dal 2011 al 2015? Perché già questo... Sì, no, noi abbiamo fatto, naturalmente ho portato quei dati, sarebbero appunto perché una prevalenza ha tutti i problemi di una prevalenza naturalmente, e il concetto di fare ripetute anche per vedere che non ci siano grandi sbalzi naturalmente. I dati li abbiamo presi in maniera incoraggiante perché sono quelli sulle prevalenze, naturalmente con tutti i bias che possono avere naturalmente le prevalenze. Comunque le degenze medie non si discostano moltissimo da quelle precedenti in maniera significativa, a differenza di quello che è stato il risultato lì. E come ho fatto vedere anche da prima, evidentemente c'era un problema nel 2011 per quanto riguarda l'infezione del sito chirurgico, e l'azienda che ne era, perché come ho detto prima, questi sono, diciamo, abbiamo aziende grandi da 800-900 posti letto e aziende da meno di 100 posti letto, quindi naturalmente un problema in azienda grande si ripercuote a livello regionale
in maniera più importante. E comunque naturalmente ogni azienda ha i suoi dati e ragiona sui suoi problemi naturalmente. In questo problema l'azienda saprà già di avere qualche problema a riguardo naturalmente e era già conscia di questo. Questa è stata una conferma e il lavoro che è stato implementato nei due anni successivi. La cosa buona è che anche nei due anni dopo, quindi anche nel 2015, è rimasto più o meno invariato rispetto al 2011 e non c'è stato questo saliscendi, quindi ci dà per quella la seconda prevalenza ripetuta, che quindi ci dà una specie di conferma del risultato e non è solo la prima che magari ci poteva lasciare qualche bias, diciamo, più aperto. Per quanto riguarda la prima domanda, come ho fatto vedere la positiva, il risk manager naturalmente ha all'interno il proprio referente, quindi come ho fatto vedere, sì, nelle aziende naturalmente, nelle aziende grandi e anzi in quasi tutte le aziende naturalmente, ma forse nelle case di cura accreditate che sono più piccole hanno i lean professional, ma le aziende grandi perché no, hanno tutti un referente per tutti i programmi. Naturalmente i programmi sono rischio infettivo, i programmi sono lesioni da pressione, il programma è la documentazione clinica e le informazioni che vengono riportate durante le riunioni del gruppo dei risk manager vengono naturalmente portate all'interno dell'azienda da queste figure che se ne occupano in maniera... E su una cosa, dicevo, appunto, i problemi vengono fuori anche dall'interfaccia, perché non si discute solo fra risk manager, ma naturalmente, come ho detto precedentemente, ordini, professionisti, quindi se c'è qualche problema evidenziato appunto da queste figure di raccordo aziendale, viene naturalmente discusso anche a livello del tavolo. E quelli il rapporto, perché come potete vedere sono tanti programmi, perché il rischio clinico è veramente complesso e naturalmente il rischio infettivo è una parte importantissima e grandissima dei programmi, però appunto ogni singolo programma dedicato, e questa è la struttura che ci siamo dati appunto per arrivare, diciamo, capillarmente in ogni singola azienda da il centro, che è questa struttura regionale che cerca di dare appunto un supporto di minima per aumentare gli standard minimi che si vogliono dare per la sicurezza del paziente. Grazie.